Venerdì 17 novembre con l'Orchestra Agnesi siamo in auditorium per un concerto di beneficenza a favore dell'EMPA, EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Se volete venire inizia alle 21, Merate Auditorium del Comune. Questa è la seconda parte del vlog del concerto della Giovanile, puoi anche iscriverti al mio canale per rimanere aggiornato sulle mie disavventure musicali e non, basta andare qui sotto e cliccare su iscriviti, è molto semplice ed è gratis. Siamo a far vlog. E certo, per forza. Ciao Marcello. Ciao. Adesso il primo brano, The Witch and the Saint, che è bellissimo, e poi c'è, lo dirige Belloni, dopodiché ci sarà il brano con Piero Bon, Declaration for Trump. La gente è carica. Tutto a posto? Sì, sì. Ah, è pronto verso la... Prontissimo. Bene, meno male. Questi sono i nostri regali. Un po' di grappa. Però io la grappa non la bevo. No, neanche io. Chiamiamo il maestro Paolo Belloni. Sergio, mitico assolo. Adesso tocca a Piero Bon e me. Taglia. Ode for Trumpet di Alfred Reed. Questo brano è burro, è burro. Sentite. Queste sono le panne cotte. Esatto. Queste sono panne cotte al cioccolato o no, budini? Budini. E questi tiramisù. Allora io vado con questo. Mamma mia. Sono per noi ovviamente. Certo. Eh sì. Panne cotte del tapa. Del tapa. Le panne cotte del tapa sono buonissime. E poi c'è stato tutto il resto del concerto. Il concerto con Piero Bon e la Giovanile Ambima. E i ragazzi hanno suonato bene, Piero Bon è stato straordinario, ha suonato veramente benissimo. Il pubblico ha reagito con un sacco di applausi e sono molto contento, è stato veramente magico. Ma siccome la musica si ascolta dal vivo, io non ve lo metto il concerto intero, trovate qualche video su Facebook. La prossima volta che volete sentire la nostra musica potete venire ai nostri concerti, che tanto sono gratis. Ma voi chi? Brass foto! Anziché fare bandella! Anche Chiara Brusa si fa trasportare dalla bandella! Bravi! Seba! Seba! Aspetta che ti metta a fuoco! Ciao Seba! Ciao Seba, come stai? Bene. Come stai? Vieni a suonare la prossima produzione o... Ero qua per chiedertelo. Ah no, ma certo che devi venire a suonare. Ottimo. Bene. No, ero qua per dirti fatto. Che c'ero, no? È stata la cosa più rapida e indolore della vita. Abbracciamo Ilario. Non lo so, io non lo conosco. Yeah. Allora, come stai? C'hai il labbro un po' rosso. È un pelino. Riccardo Tuba. Ho suonato piano? No. Quindi sono contento. Ecco, ottimo. Sono molto contento. Ragazzi, abbracciatevi a Esther.
E dite ciao Esther. Che belle emozioni. Hai abbracciato Esther o la panna cotta? Tutti e due. Marci, sai che lo dimmi. Ti mollo la giacca e le scarpe e le calze sullo zaino. Sì. Allora, pulisci la giacca che e le scarpe che sono state. Ciao! Uno, due, mi raccomando. Dov'è tua sorella? Mi raccomando. Te lo vendo a 40 euro. 40 euro? Perché io dormo qua? Perché nessuno ti riporta a casa. Così è un video. È un video. Dite trollololo. Trollololo. Brutta faccia da percussionista. Ciao Demis. Come stai? Non ho la fotocamera interna. Perché no? Fagli vedere il racconto. Ma che bella la cosa. Sei un povero. Ma non è mio. Come non è tuo? Com'è andata oggi, Tobia? Bene. È suonata bene? Perché non sei venuto a suonare con noi? Perché io la domenica mattina alle partite. Vlogger. Di cosa? Di pallavolo. Vergo, di pallavolo. Allora, devi chiedere però, prima devi dire maestro Pirobon. Sì, ha già fatto tutta la trafila. Ah, ok. E vi ha detto di sì? Sì, sì, sì. Allora... Manca ancora l'ultimo pezzettino della due giorni passate con la giovanile, il pezzettino del workshop con Marco Pirobon, ma ne parliamo più avanti. Per quelli che mi hanno detto che vogliono partecipare a Finlandia, manca poco. Adesso vi arrivano tutte le informazioni, manca poco. Finlandia viene anche Seba. Cioè io già ho le percussioni. Frega niente, vengo in più. No, c'è sempre Francesco spazio. Francesco non vuol venire, ma io vengo. Va bene, sicuro. Va bene, okay. Va bene. E anche quell'altro pirla ha detto che viene. Va bene. Come si chiama l'altro pirla? Cioè non mi esce più il nome. Tobia. Esatto. Tobia è mitico. Tobia è già venuto. Tobia è già venuto. In questo momento sembri un ballerino di tango con le scarpe da tennis. Ciao maestro, sì. Ci sei domani? Grazie. Sì, ci sono domani. Ciao Matis, grazie mille. Ti sei un po' divertito? Sì o sì? Sì o sì? Bravo Matis, sei stanco? Quanto ci metti ad andare a casa? Troppo. Quanto ci metti? 45 minuti. Neanche hai la B. Dai. Ma sono in macchina da solo adesso. Ti mandiamo Gabriele, il gabbro. Scusa, ma... Taglia. Siamo in albergo. È andata tutto bene. È stata dura. Bisogna trovare una maniera di non fare 4 ore di prova e poi il concerto, perché diventa massacrante per tutti. Comunque, la stanza d'albergo è tutto qua. Un bello specchio, bello grande. Un altro specchio, bello grande. C'è un altro specchio. Abbiamo una doccia che è grande 3 volte la mia. E adesso la proviamo. Adesso posso finalmente andare a dormire in questo mio fantastico letto, troppo largo e troppo corto. E è stata una bellissima giornata, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ci vediamo domani. Ciao ciao. Taglia. Tieni la videocamera. Visto? Ok. Qual è la parte più importante? La testa. No. La testa. Questo bambino. È stata lei. Chiamo fuori. Niente respirazione, sì, sono tutti elementi assolutamente importanti, ma quello più importante è che tutto viene controllato, seguito, il centro di comando è il cervello. Allora Gabriele, sei pronto? Sì. Andiamo. Viaggio di ritorno. Noi torniamo nella fantastica Brianza Lecchese. Oggi sono già 2 caffè. 2 caffè? Sì, di solito ne bevo di 0. Volevo fare il bilancio finale, ma cos'è quella cosa lì? Bruttissima. È un'antenna. No, ma davvero brutta, no? È un'antenna.